Il mondo accademico si presenta a VIEW con una particolare attenzione all'universo open source, al servizio della creatività e della diffusione dei contenuti su web. Nell'ambito di questa importante manifestazione che si terrà a Torino nel 2010, che è la convention europea di Euroscience, chiamata appunto ESOF come Euroscience Open Forum, nell'ambito di quella manifestazione noi intendiamo distribuire via rete tutte le conferenze, tutti i dibattiti e così via, distribuirli via rete, non attraverso i canali televisivi tradizionali, in modo da consentirne la fruizione anche non necessariamente in tempo reale. E questo fa parte di un progetto più ampio. L'obiettivo di questo progetto più ampio è quello di realizzare quello che ci piace chiamare il Free Tube of Science School, cioè la TV libera della scienza e della scuola, che nasce con la stessa logica del più noto YouTube, con una differenza di fondo: tutto il software sarà libero, ed essendo libero il software sarà possibile distribuirlo a tutti i soggetti interessati, comprese le piccole scuole che vogliono dare il loro contributo alla conoscenza, alla cultura scolastica. E inoltre tutti i contenuti saranno rigorosamente liberi, e questo ci consentirà enormi risparmi. Anzi, ciascuno userà il proprio server, non sarà necessario fare investimenti dell'ordine di miliardi di dollari come ha fatto ad esempio YouTube, perché tutti daranno il loro contributo. Questo è il sogno e la speranza, e siamo molto fiduciosi di raggiungere quel risultato. Dal punto di vista dei vantaggi nell'uso dello strumento informatico, evidentemente l'open source ha l'enorme vantaggio di svincolare l'utente dal fatto commerciale dello strumento, che spesso invece è abbastanza importante in ambito professionale. E lo è quindi anche a livello didattico, perché ci si deve sempre confrontare con realtà commerciali di software house, che hanno dei contratti, che hanno dei vincoli, che hanno dei costi, eccetera. La parola costi e studenti nella stessa frase stanno sempre con grande difficoltà insieme. E quindi all'interno dell'università i vantaggi legati alla libertà nell'uso di questi strumenti sono assolutamente fondamentali. Un altro grosso vantaggio è il fatto della condivisione. L'università dovrebbe, purtroppo non capita sempre così, ma dovrebbe essere il luogo dove nasce la condivisione, dove si insegna a condividere, a trasmettere conoscenza ad altre persone che non ne hanno o che ne hanno una versione diversa. E quindi lo strumento open source evidentemente è fondamentale in questo ambito, proprio perché non, essendo aperto, apre tutta una serie di porte rispetto proprio a questa condivisione, che invece per ovvi motivi di diritti di copyright non può essere perseguita in ambito commerciale.